Allora, siamo in compagnia di Filippo Vezzi. Allora, un grande inizio di stagione, quello di quest'anno, soprattutto da quando sei finalmente stato messo nel tuo ruolo, ovvero da prima punta. No, vabbè, qui si è creata un po' una situazione un po' strana. No, io metto gioco dove il mister mi chiede, non ho nessun problema, gioco. Ho ricoperto diversi ruoli in tutta la mia carriera, quindi se il mister mi chiede di giocare trequartista, gioco trequartista, punta, gioco punta senza problema. Ora mi ha messo punta, vabbè, è andata bene e nulla, sono contento, sia personalmente che per la squadra soprattutto. Allora, il tuo accento ci racconta già tanto, perché insomma tu sei toscano, sì. Come sei arrivato da queste parti e dove hai giocato prima? E in Toscana ho giocato sempre Eccellenza, Serie D, ho fatto sì, Eccellenza e Serie D. E sono arrivato qua perché sì, la mia ragazza è di Milano e ho fatto questa scelta. Era tanto che volevo provare un'esperienza fuori casa e ho trovato l'occasione giusta quest'anno, insomma. Com'è stato il tuo approdo qui, insomma, a Besozzo? Come ti sei trovato? Com'è il calcio diversamente da quello toscano? No, il calcio si vive allo stesso modo. Io ho trovato una società seria, un presidente in gamba, un allenatore competente, bravo, un bel gruppo, quindi diciamo cambia solamente la regione, poi il modo di vivere il calcio è lo stesso sia in Toscana che qua. Tuo ruolo da prima punta, tanti gol hai già fatto, hai già dimostrato soprattutto contro la Sestese, quella tripletta, è stata una grande tripletta. Cosa ti aspetti però da fare e di portare a casa quest'anno? No, e prima di tutto che è la squadra, quindi noi non ci poniamo limiti. Ho saputo che è il 25esimo anno di presidenza del presidente, quindi vogliamo regalargli un bell'anno. E nulla, si ragiona domenica per domenica. Ora queste due partite sono andate bene, bisogna trovare la continuità che finora ci è mancata, diciamo. Allora avanti così, in bocca al lupo. Grazie.